Vi rendete conto? Questo, quell'altro, scoprono c'era un partito che si chiamava Margherita, cattolici, eccetera. A un certo momento scoprono, dice, questo Lusi è andato via con una borsetta con 12 milioni di euro. Allora tutti corrono al segretario, tanto per non far nomi, Rutelli. Guarda Rutelli che qui sono scomparsi soldi pubblici. Ah sì! Allora abbiamo imparato noi italiani una grande frase. Ah sì! L'aveva inventata il mio ligure Scaiola quando si è trovato con la casa pagata a Roma. Allora dice, tu dico, ah sì Rutelli, ma mia insaputa ha portato via 12 milioni. A mia insaputa. Adesso ne spuntano altri 10, 15. Ma vi rendete conto? Quindi dove la trovo la fede? Nelle crociate della mia chiesa che io combatto. Fra un po' ci sarà di nuovo la crociata e non cascateci. Ma vi rendete che tutti i poteri, tanto per essere turpilocchio, ammetto pilocchio, vi rendete conto, lasciatemelo dire, poi mi criticate, insultatemi, vi rendete conto che tutti i poteri di giorno litigano, compreso la chiesa, sono come i ladri di Pisa, di giorno litigano, di notte vanno a rubare gli schemi e si pigliano per il culo, veniva tutti lì di pecore. Referendum sulla legge della fecondazione. Arriva il vescovo, a me mi ha messo nel mirino, avevo perdone allora arcivescovo. Ma dico, ma ti rendi conto che sei un incubo? Perdone, segretario di Stato, è mio compagno di università. Una volta gli ho detto, Tarcisio, sta qua a sentire, qui va nella chiesa, la meritocrazia, vedi tu, hai fatto gli studi come me, sei il cardinale, sei il numero uno, e io non sono manco il numero 0,0, almeno fatemi, non so, canonico delle vigne, niente, cappellano, io il mio titolo è dal 1 marzo del 71, cappellano feriale e festivo. Sapete, nella parola non conta un cazzo. Hai bisogno del caso, scusi, devi chiedere al sacrestano. E dico, ma ad ogni modo mi fa, sei andato a votare. Ma l'unica, l'humus della democrazia è il voto. Si può votare sì, no, si lascia la scheda bianca, ma non si infice il cuore. Perché si rimane senza legge o con una legge cattiva? Vi rendete conto? Il cardinal Ruini dice, finalmente il popolo italiano si è capito. 24% sono andati a votare. A me 10 giorni prima mi arriva la curia, se non fa chiarezza, perché io dove andavo, Don Gallo va a votare, a me partigiano mi chiede se vado a votare, oh, e se l'abbiamo conquistata, poi le piedi, allora ma la curia, se non farà chiarezza, sua eminenza, firmato, vescovo ausiliare, vicario generale, se non 10 giorni prima, 12 giugno, se non farà chiarezza, Sua Eminenza prenderà severi provvedimenti. Io ho detto Eccellenza, perché anche lui, la finiamo di dire Eccellenza, Eminenza, si vesco sì o no, Santità, oh, sono fratelli e basta, e servitori. Senti, ah sì, c'è un monsignore che tant'è quando vado in curia a Raro, fai un po' così, monsignore che praticamente è come un cavaliere, e quando esci ti dà la mano, per fai un po' così con la mano, no, ma no, per come io dovessi baciarla, e allora lì, oh, Don Gallo, mi fai, allora, io gli faccio, ciao, come va? Sei sempre lo stesso, mi sembra. Quindi, sono anche antifascista, ecco domani di più, il fascismo e l'impietà, poi lo tocchiamo stasera. Quindi vedete che la fede, l'oratro, la politica e i partiti, ve l'ho detto,
non riescano a capire che stanno lì con la canna dell'ossigeno e non è niente. Ora, ma ti rendi conto? Io capisco, io quando dicono sinistra, fatico, sono a 100 chilometri, divisione tra la sinistra, ma come? Perché siamo il capitalismo con il monopolio della informazione, con tutti i disastri che provoca nel mondo, queste consortorie finanziarie, adesso poi tocchiamo Monti, a un certo momento, però l'obiettivo con l'informazione è distruggere le istanze collettive, lo stare insieme. E voi stasera, guardate che bella risposta. Cristo che siete qua, non siete mai cagati davanti alla televisione. Poi distruggere l'essere in sé. Hai capito cosa vuol dire? Sarà importante questa sera, un grande dono che voglio farvi alla fine. Distruggere la coscienza critica. Voi dovete essere pecore basta. Allora io avevo capito, aiutiamo Bersani. Dopo la sciagurata impresa di Veltroni, il PD potrebbe essere un partito di maggioranza relativa con la porta aperta che accoglie tutti i valori veri della democrazia, della Costituzione, lo tocchiamo. Ho aiutato lì in regione e infatti fu il primo a telefonare: Pierluigi, sei contento, sei segretario? Carlo, lo so, andiamo avanti tutti insieme, l'unità che non è uniformità. Dopo più di un mese, può darsi che nasce una nuova democrazia, un nuovo mondo. Vedo Veltroni, a proposito, io Veltroni che lo conoscevo da giovane, gli ho tolto il saluto, perché quando dice se perdo vado in Africa, e allora vai in Africa. Ad Arena mi hanno tolto 3 saluti, anzi, vi ho fatto sapere che se viene a Genova, siccome mi piace andare in barca, ma con le barche un po' più grosse, io con gli armatori vi faccio regalare una barca per 80 metri là, purché faccia il giro del mondo 10 volte. Ad ogni modo, leggo e vedo che Veltroni scrive al segretario Bersani dal Corriere della Sera. Fassino gli scrive dalla Stampa, D'Alema gli scrive, mi sembra, dal Corriere dei Piccoli. E allora pronto, Pierluigi, ma stiamo a sentire, a Roma, al partito, ce l'avete una sala per guardarmi negli occhi? Vieni a Genova, do io una sala. Vieni, guardatevi negli occhi. La gente aspetta, i lavoratori, le lavoratrici, tutti i servizi sociali, e la viabilità, i viaggi, ma vedi, la sanità. Allora vedete, mi ricordo questo punto, vedi, a un certo momento penso che sapete tutti che il 14 dicembre il cavaliere è andato al colle e è caduto da cavallo. Lui dice che voleva scendere. Ad ogni modo, e allora c'è un cambiamento, si sperava. Mi ricordo che un anno prima, perché quando mi dicono, Don Carlo, a che università sei laureato? La strada. E infatti un anno fa, in via del campo, mi chiama un tossico, Carlo, io dico, vuol soldi. Cosa c'è? Ti do la definizione dell'Italia, sarà un anno fa più. Dai, dimmi. L'Italia è una bellissima penisola, allora, bagnata da 3 mari, prosciugata da 3 monti. Ad ogni modo penso anch'io di aver collaborato. Allora, prima era sceso in campo e insomma ha collaborato con Berlusconi finalmente, sperando. State a sentire che questo è troppo. Ormai
più di un anno fa continua a fare sempre lo stesso sogno. Porca miseria, come un incubo. Perché? Pensa anche nel sogno cos'ero lo fare. Ero e l'ho raccontato tante volte questo sogno, che mi sembra che sia stato davvero una cosa reale. Perché nel sogno comincio più di un anno fa, sono segretario, consigliere segreto di Papa Ratzinger. John Gallo. Ehi, la scena. Io sono nel mio ufficio sgangherato, arrivano due drogati più o meno già in crescita. Gallo, 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 giù in piazzetta c'è una limousine. Oh, la limousine, cos'è sta limousine? Ah, quelle ma. E dove viene? L'altro drogato un po' più sveglio. Viene da Roma, tant'è vero che è targata SCV. E l'altro drogato gli dice a lui e a me, cosa vuol dire SCV? Che targa è? L'altro drogato malizioso per darlo a me. Te lo dico io cos'è? Don Fabio, girati di là. Se Cristo vedesse. Ad ogni modo, io arrivo dal Papa. Arrivo dal Papa. Trovo davanti al pastore tedesco. Ma voi ridete? 15 giorni dopo la sua elezione ero in un'assemblea e da cattolico dico, c'è dei cattolici? Abbiamo Papa, siete contenti? Che bel pastore tedesco! Il giorno dopo, indovinate da dove mi arriva questa telefonata. Ascolta dal tono. Pronto, dalla curia, sono un monsignore, mi dica, ancora una volta lei Don Carlo è stato irriverente nei confronti del Santo Padre. Come irriverente? Pastore, Gesù è il buon pastore. Oh, dico monsignore, scusi, lei lo sa, Don Carlo è sbadato, ho capito, no, peccato, vedi io. Ho capito, lei voleva dirmi che non è tedesco, che è olandese. Non è il momento di scherzare. Bravo signore, broncio il telefono. Ma pensa che problemi che c'è. Ma torniamo alla sala. Arrivo il Papa, è un bel pastore tedesco, lo sembra, buono, eh. Don Andrea Siri, ti devo fare una domanda cruciale. Tu lo sai che con il nostro predecessore Voltila abbiamo sempre sostenuto il governo Berlusconi e io mi muovo e lui mi fa pum. Stavo per dire, io lo so che l'avete sostenuto, l'8 per 1000, l'ICI, cappellani militari, le scuole cattoliche, soldi, i giardini vaticani non pagano manco l'acqua, e lui mi ferma, io zitto. E allora mi dice, adesso che sono Papa, la scena cambia e su Berlusconi ho dei dubbi. Vedi, eravamo sputanati tutto il mondo, finalmente al Papa li viene dei dubbi. Allora, e io li fermo. Don Andrea, pida quel tono, sai? Don Andrea, devo decidere, tu che vai in giro tra la gente, il popolo, i giovani, allora, mi puoi dare un consiglio? Santo Padre mi dica, lei è il successore di Pietro? Non mi sembrava tanto perché Pietro era un povero pescatore. Una volta mi sono trovato con un vescovo in piazza San Pietro, che conoscevo. Oh, Don Gallo, sei qui, eccellenza. E allora poi arriva un barbone, no? Gli ho detto, oh vescovo, fai finta, pensa che questo qui magari è Gesù. Gesù è sempre quel povero. Arriva Gesù e ti dice, tu come sei vestito? Sai la croce, poi quei bottoni rossi. Chi ci sta lì guardando tutta la basilica, il palazzo? Non dirglielo che c'è il successore di Pietro, perché Gesù non ci va. Sei convinto che non può entrare?
chi è quel teologo, dai, tu mi sei teologo, che mi può dire uno che vuol presentare Gesù è povero, è sempre con gli ultimi. Per esempio, negli scontri che c'è adesso tra operai, no? La Chiesa dice la dignità del lavoro, le persone, bisogna stare vicino, però che le soluzioni ai tavoli siano condivise. No, se tu annunci il messaggio di Gesù alla Confindustria, col governo, con quella Sfornero lì, se Gesù va, si mette, c'è il tavolo, da parte si mette con gli operai. Non è possibile. Quindi la Chiesa dice, noi partiamo per parlare, ma io sono lì, poi ne parliamo. Come si chiama l'amministratore della Fiat? Minchione, come si chiama? Come? Marchione, vedi, sbaglio del lapso. E gli dice, come siete bravi voi operai, avete scelto uno strumento democratico, il referendum a Pomigliano, bravi, però se votate sì, bene, se votate no, sbaracco tutto. Ma chi sei per sbaraccare? Il Marchione è il primo evasore d'Italia, è uno di quelli che quando spegne la sveglia, sai, la mattina sei brum brum brum, e allora dal comodino tu pigli la sveglia, oh, dai, ti cade l'occhio sul comodino, 10.000 euro tutte le mattine, e lo credo che fa il Marchione. Hai capito? Sì, no, ricatti. È chiaro che gli operai pensano sempre al posto di lavoro, a furia di pensare al posto di lavoro, guarda che livelli siamo. 12%, ormai la disoccupazione viaggia ai giovani. Qui bisogna dire dei sì e dei no, attenti. Ad ogni modo torniamo al Papa. Allora mi guarda e fa, Don Andrea, sono così scelto, fai conto che, faccio conto che io sono il Papa e tu sei Don Gallo. Allora mi guarda, Don Andrea, ma Berlusconi, sai quel linguaggio che usiamo? Berlusconi è un uomo di fede, Santo Padre, guardi che fede che è un uomo di Berlusconi. L'ha scaricato. Adesso sappiamo dalla Mediaset che addirittura abbiamo perso la fede. Mi sembra che Emilio Fede non c'è più. Poverino, mi dispiace per lui. Allora vedete che andiamo avanti in questa maniera. E allora bisogna vedere qual è la strada. Qual è la strada? E questo, adesso stasera lo vediamo. Bisogna che tutti i cittadini partecipino e tutte le cittadine. Cosa che ci manca a noi, fondamentalmente? Ci manca di dare il loro posto a te, il loro posto, che da troppi anni è cancellato e li tengono altro che esodati, esuberi, che li tengono soprattutto in inferiorità, che non contano. I giovani e le donne. Bravo! Torniamo poi alle donne. Io mi ricordo che qualche mese fa è nato quel grido, io lo chiamo giaculatori, ogni tanto qualche vescovo, le do una giaculatoria, dico, Eminenza, le do una giaculatoria. Mi ricordo all'ultimo le ho detto, ma vescovo, ha sentito che bella giaculatoria che sto distribuendo, qual è? Voglio sentire voi adesso, vedo che siete tanti. Se non ora! Quando? Se non ora! Quando? Se non ora! Quando? Ho telefonato a Landini Maurizio, segretario della FIOM. Caro Maurizio, qual è il nostro motto? Mesime. Uniti contro la crisi. Sì, è bello. Ma non ti sembra, Landini, che è meglio? Se non ora quando? Anzi, io stavo scrivendo un libro e avevo deciso di mettere il titolo se non è quando. Lui è l'ultimo
Tanto faccio un po' di propaganda, anche perché ormai fra poco ai servizi sociali ci tagliano anche le balle, fra poco. A furia di tagli, non so, pensa tutti quei poi psichiatrici, i carceri, torture, i nostri carceri, tutti i direttori ancora col governo Berlusconi, l'ultimo mese sono andati a Roma i direttori delle carceri. Io qualche anno fa ho parlato qui al microfono con l'altoparlante sotto il carcere, le ho salutate, saluto fascisticamente il direttore del carcere. Lager, dove vengono proprio trascurate tutte le leggi carcerarie. E allora ho detto all'editore, non mettere se non ora qua, le donne saranno contente. Se non ora, adesso! Allora, passiamo ai giovani. Pensate, sì, cosa ne sapete voi del 68? I giovani non volevano più studiare, volevano fare l'amore e non fare la guerra, tutto falso. Fu un gran messaggio inviato a tutto il mondo. Vado via veloce, vedo che siete proprio meravigliosi. A un certo momento, ve lo spiego io il 68, un messaggio mondiale, una svolta. Proprio come un taglio di rasoio. Chi sono i primi 200 studenti morti? Uccisi dalla polizia. A Londra? Parigi? No. Città del Messico. Nel 68, nella città, nazione più democratica del mondo, viene assassinato Martin Luther King, premio Nobel per la pace del 64. Qualche mese dopo viene assassinato Robert Kennedy, candidato alla Casa Bianca, maggio francese, ero alla statale di Milano, avevo 40 anni, anzi prima che mi dimentichi, vedo tanti giovani, ma anche gli altri. Io sono del 28, avete capito, ho visto nascere la democrazia a 17 anni e mezzo.